Mister, intanto benvenuto in questa nuova avventura, la guida del Palermo, una guida giovane che l'anno scorso ha fatto del bel calcio a Verona con il Chievo, adesso la grande sfida di Palermo. Sì, innanzitutto grazie per il benvenuto, chiaramente è una sfida molto importante e affascinante che arriva al momento giusto per la mia crescita professionale. Ringrazio il Presidente per questa grandissima opportunità di lavorare con una grande società in una grande piazza e chiaramente si parte con grande entusiasmo e con grande voglia di fare bene. Il segno della continuità è dato dalla sua presidenza, però si parte da un ciclo nuovo, dal punto di vista tecnico col direttore sportivo, ovviamente col mister, due scelte lei ha fatto sotto il segno, ecco, del nuovo che avanza, dei giovani, no Presidente? Sì, ho fatto secondo le mie credenze, come prendo i giocatori giovani, ogni tanto bisogna cambiare, io veramente cambio un po' troppo spesso gli allenatori, questo penso resterà con me parecchio tempo, glielo auguro a lui e me lo auguro anch'io. Abbiamo lo stesso entusiasmo degli altri anni, io parto sempre con tanto entusiasmo e poi i risultati ci hanno sempre dato in questi anni anche abbastanza ragione. Faremo sicuramente un grande campionato anche quest'anno, questo per i nostri tifosi. Sono arrivati tanti volti giovani, tanti nuovi, anche gente di esperienza come Setto oppure gente che ha fatto la categoria come lo stesso o Pisano o Gonzales. Quali sono le aspettative adesso Presidente? Ma le aspettative sono quelle di avere il telaio della squadra dell'anno scorso, di avere un allenatore nel quale io credo tantissimo come modulo di gioco, come maniera di tenere la squadra in campo, e di avere una squadra anche con tanta qualità, perché abbiamo dei giovani, anche se Pastore non c'è adesso e anche Hernandez e via, però abbiamo tanta qualità lo stesso, per cui le aspettative sono quelle di fare un buon campionato, naturalmente dietro le grandi, non è che noi puntiamo allo scudetto, insomma, quello che ha fatto Palermo negli altri anni facendo divertire, facendo un buon campionato. Mister, lei aveva tante richieste, però ha detto subito al Palermo e soprattutto al presidente Zamparini non poteva dire di no. Assolutamente sì, perché l'incontro è stato molto positivo, perché ripeto, arrivo a lavorare in una piazza prestigiosa, una società alle spalle organizzata, seria, ben strutturata e che mi ha messo a disposizione e che mi metterà a disposizione un organico competitivo. Quindi l'obiettivo è quello di essere competitivi ogni volta che scendiamo in campo, di fare il meglio possibile. Come ha detto giustamente il Presidente, negli ultimi anni il Palermo si è sempre distinto per i risultati, per il bel gioco e cercheremo di confermarci anche quest'anno.